Due partite, due vittorie, 5 punti in cassaforte e la consapevolezza di chi sa di essere ancora in rodaggio. Soverato sogna ma resta con i piedi per terra. Dietro le spalle i successi con Brescia e con Legno. Stasera alle 20:30 l'impegno di metà settimana contro Mondovì, altra corazzata del torneo che preoccupa ma non spaventa il club ionico che potrà contare sull'effetto palascoppa. Un asso nella manica per Patron Matozzo che guarda con fiducia alle prossime sfide. Contro Mondovì noi faremo una grande partita per due ordini di motivi. Credo che sia risaputo in tutta Italia il palascoppa dal punto di vista sportivo dei tifosi diventa una bolgia e le ragazze sono caricatissime. Poi non abbiamo nessuna voglia di mollare questi 3 punti, questi sono i propositi miei, dell'allenatore, di tutto lo staff tecnico, di tutta la dirigenza, quindi tutti quanti a palazzetto per incrociare le dita, fare questo terzo successo contro la nostra, diciamo quasi antagonista, perché è prima in classifica, è a punteggio pieno, vogliamo superarla ed essere anche noi primi in classifica, perché poi andiamo ad affrontare Baronissi, una nea promossa, per poi ricevere un'altra squadra abbastanza basonata che è Perugia. E poi il 1° di novembre, un turno intersettimanale, ci giochiamo veramente una buona fetta di campionato, andiamo a Cuneo, che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, noi vorremmo fargli lo sgambetto, ci proviamo in tutte le maniere. Da Soverato per la CNews 24.